Oh, ben ritrovati ragazzi sul canale d'Animaggio, cerchiamo di recuperare tutte le barzellette che non ho detto in questi giorni, quindi partiamo. Allora, c'è un becchino che entra in un bar e dice: salme a tutti. Questo è terribile. C'è un matto che entra in un bar e dice: avete del caffè freddo? Il barista: certo. Ah, allora me ne scalda una tazzina. C'è un pazzo che cammina per strada e ogni 10 passi batte forte le mani, al che un passante incuriosito gli si avvicina e dice: scusi, ma cosa sta facendo? Perché fa così? Perché si comporta così? E il matto risponde: per spaventare gli elefanti. E l'altro: ma non ci sono elefanti in città. Ha visto come funziona? I 7 nani si iscrissero in massa alla corsa ciclistica quando seppero che ci sarebbero state molte tappe. Un carabiniere entra in tabaccheria e dice: scusi, ha una marca da bollo da 15 euro? Nel tabaccaio: sì. E il carabiniere: ah, ok, e quanto costa? Dottore, ma dopo questo intervento alla mano riuscirò a suonare il violino? Certo, naturalmente. Che fortuna, prima non c'ero mai riuscito. C'è un dottore innamorato che dice alla sua paziente: signorina, sa che io la amo, ho una sua radiografia sul comodino. Dottore, dottore, credo mi servano gli occhiali. Lo credo anch'io, questa è una salumeria. Sapete perché due ciechi per strada si menano? Perché... scusate ragazzi, questo è pessimo. Perché non si potevano vedere. Vabbè. A Lourdes c'è... uno seduto in carrozzina che si alza in piedi e dice: Madonna, dammi la forza, fammi tornare a casa a piedi. Si gira e gli hanno fregato la carrozzina. Dottore, mio marito mi vuole cacciare di casa. Ma perché, scusi? Perché mi piacciono gli hamburger. Vabbè, ma che male c'è, scusi, anche a me piacciono gli hamburger. Ah sì, dottore, allora venga a casa nostra, che ne ho 3 armadi pieni. Dottore, mi vedo tutte le farfalle in faccia. Non le mandi a me, però. Dottore, dottore, mi brucia il pene. Ma fuma? No, no, brucia soltanto. C'è un carabiniere che porta... cioè, trova una scimmia per strada e la porta in caserma. Dice: maresciallo, dove la porto? E maresciallo: che domande, portala allo zoo. Il giorno seguente questo carabiniere cioè il maresciallo vede il carabiniere con la scimmia per mano che camminano e gli dice: ma ti avevo detto di portarla allo zoo. Eh sì, infatti ieri l'ho portata allo zoo, oggi la porto al cinema. Cieco occhio destro cerca cieco occhio sinistro per scambio di vedute. Bene, le abbiamo recuperate tutte, ragazzi. Noi ci ritroviamo domani con la barzelletta del 23. Arrivederci.